Studi giri amici del Bardo e benvenuti al vlog odierno. Anche oggi, come lo scorso venerdì, abbiamo ospite Andres Diamond. Ciao amici, ospite twice, onorato. Il diamante del ring, d'altronde ogni venerdì o quasi è qui a Sky, perché prima telecronaca con me NXT, giusto? Esatto. E poi si dedica ad Experience. Che è un po' il nostro processo del lunedì del wrestling, dove riguardiamo tutto ciò che è successo durante la settimana. E allora iniziamo subito a svuotare il sacco, mettendo sul tavolo un po' di argomenti caldi. Ad esempio, ogni volta che scrivo sulla mia fanpage che Roman Reigns non è così scarso come viene dipinto sui forum, ecco che arriva una selva di fan inferociti che dicono ma lo scrivi perché lavori per WWE, perché sei costretto a dirlo. In realtà non la pensi così. Io cerco di spiegare che ci sono dei numeri, delle cose, ma non sempre vengo ascoltato. Allora proviamo a guardare dal punto di vista di uno che nel ring ci entra davvero, che combatte e che nella scena italiana è molto attivo. Tu che ne pensi di lui come performer, come wrestler? Partendo dal presupposto che noi, quando siamo fuori dalla telecronaca, parliamo non a nome di nessuno, ma in base alle nostre opinioni, anch'io sono molto incline a fare complimenti e ad apprezzare Roman Reigns, perché comunque secondo me è un lottatore molto completo ed è tra l'altro uno dei big men più bravi tecnicamente anche che si sono visti ultimamente in WWE. Se confrontato per esempio a un Batista, un lottatore che io non ho mai particolarmente apprezzato per le doti tecniche, secondo me Roman Reigns risulta di una classe decisamente superiore. C'è la sensazione che se non sei 1,80 m per 90 kg e fai 1000 mosse, allora una determinata fetta di pubblico non ti apprezza. Però guardate che l'incontro non lo fa una sola persona, si fa sempre in due. E se uno esegue tante mosse, significa che c'è un altro che è disposto a subirle e c'è un altro che è al posto giusto, al momento giusto per collaborare con te e per permetterti di arrivare alla fine della tecnica che tu vuoi mettere a segno. Un match di wrestling è una commistione di tante cose, di tanti fattori, e per far sì che un incontro sia godibile, come dici, bisogna tenere presente un po' tutto quanto. Poi uno degli aspetti secondo me molto importanti di Roman Reigns, che esegue bene le manovre, questo siamo d'accordo, e anche un'ottima capacità di trasportarti all'interno dell'incontro. Io ho sempre in mente, porto sempre l'esempio, quando si parla di Roman Reigns, del match che ha combattuto la scorsa WrestleMania 31 contro Brock Lesnar. Secondo me è stato un match molto atipico, quindi non è il classico match di wrestling che inizia con il clinch, con le manovre tecniche all'inizio, le arm bar, eccetera eccetera, però è stato un match molto drammaturgico, molto intenso, e per un sacco di tempo lui ha subito i colpi fortissimi di Brock Lesnar, che è quello che la gente voleva vedere la bestia scatenata colpire senza nessuna remore il suo avversario. Ha incassato bene i colpi e ha anche dato un risvolto particolare, perché quando era inquadrato sorrideva, no? Come dire, non mi stai facendo veramente male, io posso subire ancora di più, posso avere ancora altri suplex. Quindi secondo me questa è stata una cosa molto interessante da vedere. Tra l'altro noi eravamo lì a WrestleMania quell'anno per la telecronaca da bordo ring e abbiamo visto Roman Reigns nel backstage dopo quel match, non stava in piedi. Per spostarsi, e dietro è una città, c'erano quei muletti, tipo i caddy da golf, che lo portavano in giro, perché era tutto segnato ed era veramente in una condizione fisica, non dico pietosa, ma quasi, perché aveva subito ogni cosa, cioè di tutto. Questo è quello che si dice proprio in gergo, put your body on the line, no? Metti in discussione la tua salute, dai tutto quanto per amore del pubblico. Vabbè, non stiamo facendo l'elegia Roman Reigns, però questo è per far capire anche ai tanti detrattori che comunque è un tipo di wrestling che è molto coinvolgente, soprattutto per i fan non appassionatissimi, no? Per uno che vede un incontro da fuori, l'abbiamo visto anche quando è stato a Milano ospite, comunque le ragazze erano in visibilio per Roman Reigns, perché è good looking, no? È molto bello da vedere. E poi anche perché comunque nel ring sa, come ho detto, trasportarti all'interno dell'azione, molto più di altri lottatori, magari, che sono invece i paladini dei fan più accaniti. Nel vlog dell'altro giorno ho mostrato il numero di Fighting Spirit Magazine, una delle poche riviste cartacee ancora in distribuzione. Non c'è in italiano, ovviamente, è solo in inglese, viene stampata in Inghilterra, ci si può abbonare, arriva via posta. E c'era un articolo dedicato a Tyler Breeze che spiegava bene una cosa, ovvero work hard,
but work smart, cioè lavora duramente, ma lavora con intelligenza, perché più ne arrenti da fare, più esegui mosse, più logorerai il tuo corpo, il tuo fisico e quello del tuo avversario. E infatti non è un caso che un AJ Styles abituato a 60 match all'anno, ne ha già disputati una sessantina da quando è arrivato in WWE in pochi mesi, adesso già ha qualche acciacco. Infatti spero che magari tiri un attimino il freno, perché gli incontri che hai fin qui mostrato sono stati tutti eccezionali. Cioè, quando c'è Sami Zayn o AJ Styles, io alzo l'antenna e dico ok, qua c'è spettacolo. Però alla lunga rischi che magari sul più bello, quando magari vorrebbero darti fiducia o è il tuo momento di esplodere, accidenti, non sei al top. Ed è costellata la storia di questi esempi in cui proprio sul più bello non è avuto modo di essere presente. Per esempio, il recentemente licenziato King Barrett è stato uno che è stato sempre infortunato nei momenti in cui gli si voleva dare ancora più fiducia. Quindi questo inevitabilmente finisce col compromettere la tua carriera. Dicevamo l'altro giorno, l'hai sottolineato anche tu, Roman Reigns ha combattuto quanti incontri quest'anno? Più di 200 L'anno forse. scorso sì, più di 200. Nell'ultimo anno, quindi insomma, il numero è importante. Bisogna pensare che questi sono atleti performer che girano tutto quanto il mondo e non fanno solo gli show televisivi che vediamo tutte le settimane qui su Sky Sì, e Sport. coprono distanze mostruose. Ecco, non è che vanno da Milano a Bergamo, da Bergamo a No, Brescia, anzi, da Brescia a Lecco. lottano col jet lag anche, non solo contro gli avversari. Hai ragione, e questo è un ottimo spunto di discussione. Oltre a Roman Reigns, che spero qua sotto nei commenti si scatenerà l'inferno, no? Pro e contro. Ma anche diteci un po': qual è l'atleta WWE che avete seguito nella sua carriera che pensate sia stato più danneggiato dagli infortuni che ha avuto? Tu hai parlato di King Barrett, è sicuramente uno tra i papabili, però ce ne sono stati altri che si sono trovati la zappa sul piede quando erano lì lì per fare qualcosa di grosso. Beh, la cosa più lampante è sicuramente Seth Rollins anche nel Beh, però corso. lui ha vinto il titolo, Però dai. era durante il suo regno, infortunarsi durante il regno titolato è una cosa Beh, vuoi mettere piuttosto. Daniel Bryan allora? Bah, Anche lui. questo senz'altro. Daniel Bryan era l'esempio più lampante. Però comunque sono tanti gli atleti. Adesso, cioè, pensandoci un Sono attimo, te tantissimi. ne vengono in mente sempre di Pensa più. anche pochi mesi fa Neville, che era la superstar Esatto. emergente, quella più sotto le luci della ribalta, che riusciva a sfidare anche i big, quasi ad armi pari, e poi adesso, quando tornerà, dovrà rifare tutto da Questo, capo. quello è il classico esempio del lottatore che fa tante mosse, che si espone molto più degli altri, che ha uno stile di lotta molto dispendioso Bellissimo e da vedere, bellissimo da vedere, ma. ma altrettanto faticoso da sostenere. Non riesci sicuramente a fare 200 match all'anno con quello stile di lotta, o comunque non per molti anni. Eh sì, è molto rischioso. Ricordo tanti anni fa, leggendo il libro di Jeff Hardy, scritto con Matt, col fratello, lui diceva: il mio corpo è come il biglietto di un pullman. Ci sono tot corse che puoi fare. Ogni Esatto. volta che eseguo una tecnica assurda, gettandomi dalla scala, dall'impalcatura, io sto timbrando. Arriverò a un certo punto che non avrò più timbri e dovrò, per forza di cose, retrocedere ad uno stile fatto di calci e pugni se vorrò andare avanti, altrimenti dovrò ritirarmi. So che accorcio la mia carriera, ma sono piccolo, magro, non ho una grossa muscolatura, quindi riassumendo, devo per forza entrare nel ring con questa idea mentale, ovvero risk taker. Ogni volta che c'è un'apertura me la prendo, altrimenti non sfonderò mai. Sì, per riassumere potremmo definire così, bisogna imparare a godere di quelle poche mosse spettacolari che i lottatori eseguono, perché non è che non vogliono eseguirne tante, ma è un regalo che ci fanno ogni volta che ne fanno una. Quindi non aspettatevi un milione di mosse spettacolari, un milione di mosse coreografiche, perché poi finirà il vostro lottatore preferito con non riuscire più a eseguirle nel corso degli anni. Ovviamente in altre federazioni, in altri contesti dove lotti Con altri con ritmi. altri ritmi, in altri ambiti geografici, possono uscire match con molte più tecniche, ma io dico spesso che la mossa non è il fine del match. Il fine del match è raccontare una storia e tu puoi usare anche poche mosse per raccontarla. Quello che conta è se la storia è bella. Hulk Hogan o Ric Flair usavano poche tecniche, ci raccontavano spesso la stessa storia, ma era bello vederli. Era bello vedere il comeback, il ritorno, oppure la scorrettezza, il dito negli occhi, l'implorazione
e tu ti fidi e poi la fregatura. Lo stesso Eddie Guerrero, uno dei più amati anche da tutto il pubblico, un eroe trasversale, uno che non aveva uno stile di lotta eccessivamente spettacolare. Era sì ispirato alla Lucha Libre, aveva la Frog Splash, però era famoso e conosciuto e apprezzato soprattutto per We Lie, We Cheat, We Steal, Ed no? erano gli espedienti sempre diversi, il modo con cui riusciva a metterti nel sacco, in cui ti metteva il mattone nel pacco, che ti faceva sobbalzare, no? La cosa che ci piace del wrestling è proprio questo, trovare ogni volta uno stratagemma diverso per intrattenerci e per farci divertire. Senti, parliamo un attimo anche di NXT, non prima di invitarvi ancora qua sotto con i commenti e soprattutto gli share, le condivisioni, perché solo così diventiamo virali e c'è anche un po' di gratificazione per noi che ci mettiamo a fare Poi, avendo video. parlato di Roman Reigns, è un attimo, che lì si scatena la discussione. Infatti, poi gli infortuni, eccetera, lo stile di mosse. Anzi, prima di NXT, tu tra l'altro che combatti qualche match adesso in programma, Sì, ho breve. un match proprio domenica a Roma, impegnato con la RWA, la Rome Wrestling Academy, a Fiumicino. Quindi se siete in zona Se siete in andate. zona potete passare a trovarci, lo show sarà assolutamente godibile, questo sono sicuro. E poi hanno in serbo qualcosa di particolare, non dovrò solo lottare sul Ah, ring, ecco, mi sa che avrò anche un ruolo extra. magari in uno show locale dove gli atleti, con tutta onestà, si esibiscono magari 20-30 volte in un anno, è chiaro che possono regalarvi delle manovre in più. Però stranamente i palazzetti italiani, salvo rare eccezioni, sono spesso vuoti. Insomma, si cerca la Sì. Ha qualità, poi ce l'hai sotto casa e non. un prezzo decisamente vantaggioso perché il biglietto non supera quasi mai in questi show i 10 euro, quindi insomma, Quindi c'è a al volte massimo, anche se c'è un meno. ospite straniero, a volte anche meno, a volte sono gratis. Tipo i ragazzi di Bologna che ogni tanto mi scrivono Sì, del sì, Bologna sì, sì. Wrestling Che Team, fanno spesso salutiamo, anzi. eventi gratuiti. Quindi voglio dire, vai, poi decidi se ti piace o no e ci ritorni. Assolutamente, perché Vabbè, no? allora dicevamo di NXT. Allora, abbiamo visto che si sta riproponendo la sfida tra Finn Balor e Samoa Joe. E Samoa Joe è riuscito effettivamente, dopo aver passato un periodo di grande inseguimento, ad ottenere il titolo dello show giovane della WWE. Alla terza occasione, dopo Takeover Dallas, anzi prima Takeover London, poi Takeover Dallas, e poi in un'occasione che nessuno si aspettava, come negli anni 80, in Sì. uno show non ripreso dalle telecamere a Lowell, Massachusetts, è riuscito a sconfiggere Finn Balor. Però quei match non è che glieli hanno dati casualmente, ha dovuto sostenere dei tornei, ha dovuto vincere dei tornei di coppia, ha dovuto battere altri pretendenti in una corsa interminabile. E secondo te è giusto che l'ex campione abbia garantita una clausola di rivincita comunque vadano le cose? Insomma, Joe gliel'ha detto chiaro a Finn Balor: oh, io qua ho dovuto sudare le proverbiali sette camicie, ho dovuto battere il mega direttore a stecca e a biliardo, arrivi te, eccetera. Non è che William Regal sotto sotto, e già questa era una cosa che girava tempo fa, è un fan di Finn Balor, in qualche modo sembra spianargli la strada. Beh, in qualche modo comunque Finn Balor si è guadagnato la fiducia di William Regal e di tutto il pubblico di NXT per quello che ha fatto vedere, per l'impegno che ha messo Dai, nel ring. diciamo la verità, io volevo che Finn Balor se ne stesse un attimo ancora fuori, perché contro Samoa Joe volevo vedere Shinsuke Nakamura. Ah, Ecco, e beh, questa è la verità. quello è un match che potremmo vedere tutti. A proposito, se non avete visto quest'ultima puntata di NXT, guardatevi Shinsuke È Nakamura. bello non essere Alex Riley Ecco, oggi. contro Alex Riley, perché veramente è stata una lezione di vita forever. Poi il povero Alex Riley è stato anche licenziato recentemente. Insomma, gli ha dato un ben servito che difficilmente si dimenticherà. Guardate che colpi che ha sferrato Shinsuke Nakamura. Sì, davvero, l'ha proprio massacrato, Massacrato polverizzato, ha veramente. messo Sono giù. questi i match di cui parlavo anche prima, parlando di Roman Reigns e Brock Lesnar, che ci fanno vedere il wrestling da un'altra prospettiva, no? Come quando Brock Lesnar ha battuto John Cena a SummerSlam, infliggendogli quel massacro, quella lezione. Comunque, non è il tipico match di wrestling, ma è un match nuovo, di un wrestling del futuro, secondo me. Senti, andiamo a chiudere con un altro spunto di discussione. Signor McMahon, parlando con gli azionisti, visto che sono usciti i report finanziari, e tra l'altro WWE sta facendo, insomma, Sfaccelli. sfracelli, sì, erano 10 anni probabilmente che non erano così buoni i report, andando ad analizzare voce per voce, perché alcune sono negative, ma poiché ci sono stati degli investimenti che poi genereranno frutti andando in futuro. Tipo le auto sfasciate, quelle sono No, investimenti. quelli no. E ha detto comunque che stanno per rientrare nel giro di un mesetto largo tante star Sì. infortunate: John Cena, Randy Orton, Seth Rollins, Bray Wyatt, and so on, e così via. Tra queste, qual è quella che tu attendi con maggior impazienza e perché?
Bray Wyatt, decisamente, senza Anche ombra oggi è una scelta strana, Bray Wyatt. di dubbio, perché è un lottatore. Secondo me molto bravo, è proprio portatore di quel wrestling che mi piace, fatto di storia, di racconto e di poche manovre particolari. Lo ricordiamo per esempio nel suplex toss, cioè manovre non particolarmente difficili, ma tecniche. Secondo me è assurdo che non abbia ancora avuto la chance di vincere un titolo, cosa che invece ha avuto Luke Harper, paradossalmente, e di questa cosa non mi capacito. Forse perché è un personaggio strano, difficile, sai. Beh, cavolo, Luke Harper più di lui, però. Ma Luke Harper non si lava col potere della puzza, Ha convinto il William Regal della con le facilitazioni situazione. dell'Authority. Ti ricordi che era Sì, diventato sì, nemico di sì, sì. Dolph Ziggler, che gli faceva un po' da uomo di fatica per tenerlo Però a bada. Bray Wyatt è sempre comunque l'intermediario anche di Luke Harper, anche in questo caso sicuramente ha avuto un ruolo di mediazione, eppure non ha mai avuto la possibilità di vincere un titolo, o meglio, l'ha avuta e non l'ha Io su concretizzata. Wyatt sono stato molto critico in passato e mi sono anche esposto con parole un po' pesanti. Il problema del personaggio, della gimmick, se vogliamo parlare in termine tecnico, è che deve avere continuità di risultato. Non può lanciare una sfida, perdere e fare come se non fosse successo nulla. E questo è ciò che ha funestato forse la sua carriera. Cioè tu non riesci a investire emotivamente in Bray Wyatt perché che vinca o che perda lui non cambia niente. Si ripresenta parlando dell'apocalisse, della pestilenza, della carestia, della guerra, e come è andata, e mettiamoci una pietra sopra. Ecco, e questa poca incidenza dei risultati anche per lo stesso personaggio, che forse lo ha un po' affossato. Sembra aver scritto decine di capitoli, ma non di uno stesso libro. Oppure manca quello finale, no? Ti dice, ok, ci sono dei moventi, c'è uno che è stato assassinato, ci sono N sospetti, ma non ti dico chi è stato. Anche a WrestleMania 32 la figura che ha fatto con The Rock non è stata per niente all'altezza delle sue capacità nel ring. Beh, quello è Quindi, The Rock, voglio lo dire, so, cioè. è stato, ha avuto una pessima idea di andare sul ring a Ne ha sproloquiare avute contro The parecchie, tra l'Undertaker, The Rock, Rock. Sì. eccetera, Però ti insomma. ricordi, comunque The Rock ha avuto buone parole per lui, tutto Sì, sommato. è vero, è All'inizio vero. ha detto che in effetti sei uno bravo, capace, che puoi fare tante cose, però stai sbagliando qualcosa. Ecco, speriamo che in questo finale di 2016 riesca a trovare la cosa che sta sbagliando. Perfetto, allora adesso andiamo in conclusione con un Sì? nuovo Oh giochino, mamma. perché settimana scorsa hai capito come funziona, Sì, solo solo dopo. dopo, allora devo cambiare un po' le carte in tavola. Va Ma bene. oggi scendo sul tuo campo e sul tuo terreno, Attenzione. perché io sono un ignorante musicale, Sì. ascolto sempre quei 4-5 gruppi, cioè storici tra l'altro, non so, i Pink Floyd, i Blind Guardian, I Pink Floyd piacciono molto anche a me. vedi, quella gente lì, dicevo, Pink Floyd, Blind Guardian, i Beatles, i Timoria, cioè gruppi che hanno fatto la storia Sì, sì, della sì. musica. Adesso ti dico i nomi di alcuni atleti e tu me li paragoni ad una canzone del momento, quindi Oh, ah, del non, momento, sì, ok. del momento, non del Ok. Cioè, repertorio. del momento va bene anche gli ultimi 10 anni? Facendo gli ultimi 5, 5, dai, 5, vai, vai. ok. Allora, vediamo, Shinsuke Nakamura, ne abbiamo parlato prima, che canzone ti associ? Non è proprio il suo stile perché lui è un po' più stile nipponico, però come follia direi Gangnam Style. Addirittura, Come follia, sì, ce questa la l'avevo. conosco anch'io. Poi vediamo un po', Becky Lynch. Becky Lynch è qualcosa degli Of Monsters and Men. Non ricordo il titolo, però il folk, quello UK, insomma, Ah, come o ok. americano, sono americani forse. Comunque, sì, Of Monsters and Men, Dopo comunque. vado su YouTube e cerco e vedo se salta fuori qualcosa. Bo Dallas. Bo Dallas, beh, il parallelismo è facile. Lui si paragona a Bo Ryder, cioè a Insomma, Flo Ryder effettivamente. Se anche Frank si paragona a Rocco Siffredi, poi però emerge la amara verità, cioè voglio Quindi Bo dire. Dallas, una canzone recente di Bo Dallas, è il mismo sol di Alvaro Soler, la hit dell'estate scorsa perché è solare lui, c'ha quel sorrisino solare. Kevin Owens. Kevin Owens, qualcosa di hard rock,
però del momento è difficile questo gioco, era più facile quello dell'altra volta. Ti ho messo in difficoltà il tuo Kevin Owens, terreno. Kevin Qualcosa Owens, che pesta, che picchia, che dà la carica, che distrugge e che mira l'obiettivo. Che mira. qualcosa dei Foo Fighters, direi. Foo Fighters, anche se non conosco bene gli ultimi titoli, però dai, va bene, me lo concedi. Va bene, te lo concedo. E vuoi aggiungere tu l'ultimo lottatore, così ti vengo incontro, ti scegli lottatore e musica? Preferivo il contrario, ma Ti va mai bene niente, cioè voglio dire, abbi pazienza. beh, direi Vaudevillains, Ok, Woodvillains. direi Little Swing, o anzi, We Don't Speak Americano di Yolanda Be Cool, no? Ti dico, Pappa l'americano. L'hanno rifatta? Sì, l'avevo Questa fatto un paio d'anni l'hanno fa. Sì, rimixata. remixata, e loro sono quelli un po' più old school, no? Che tornano con Ma le secondo canzoni te di un tempo. vinceranno i titoli adesso i Woodvillains o il generale culone? Cerello culone è abbastanza imbattibile. Io mi auguro che possano vincere i titoli, però per come si sono presentati nel main roster la vedo difficile. Senti, dai, aggiungiamo un ultimo atleta per le canzoni, che adesso ne parlano tutti, italo-americano, Big Cass. Big Cass con Enzo Amore, forse era più adatta per loro We Don't Speak Ah, Americano, ecco. però si potrebbe dire. Andare tutti allo zoo comunale. No, vabbè. No, no, no. Una canzone italiana famosa nel mondo, direi Sì. Nel Anche blu dipinto di blu di Domenico Modugno. se non è negli ultimi 5 anni, fa Fa niente. È un niente, evergreen, è un Evergreen. sempreverde. Va bene, dai, vi abbiamo portato via un sacco di tempo, ma Anche perché speriamo. vola, E Enzo voilà, Amore eh nel blu sì. dipinto di blu. Svulazza. Speriamo che però quel tempo sia stato ben speso. Se vi è piaciuto, Anders Damon tornerà anche il prossimo venerdì, ma non dovete deluderlo, guardate, c'è già anche la felpa rossa da comunista con la sua stessa scritta Diamond, È un brand, non è mio, non è quella con scritto Mimmo. quindi non deludetelo, altrimenti verrà spostato nel sottosuolo di Sky insieme all'impiegato Folagra, quindi un sacco di commenti qua sotto, di share e basta. Salutiamo come facciamo sempre a NXT. Dunque è arrivato il momento di accomiatarci, Il pertanto diamante del ring, Andres e Diamond. il bardo Michele Posa. Vi salutano e vi danno l'appuntamento al prossimo vlog. Ciao! Vediamo se funziona. No, Vai. non Non funziona. funziona mai, ma perché lei?